è Shalom, che significa pace nell'antico ebraico. Shalom. Noi siamo gli ebrei israeliti, popolo della Bibbia. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria e potere e le lodi infinite al Padre Onnipotente, Yahawah Basham, Yahushai Basham, Kakdash, per lo Spirito Santo che ci permette di insegnare la verità della Bibbia. Yahawah è il vero nome del Dio della Bibbia nell'antico ebraico, che significa colui che è o colui che esiste. Yahawah Shai è il vero nome di suo figlio nell'antico ebraico, il Messia, che significa colui che salva e salvatore. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino, Shalom. in inglese Great Millstone, per il loro ministero e servizio del Signore. Shalom agli eletti in speranza della casa di Israele. Ricordiamo che il vero popolo di Israele sono i cosiddetti negri, latini e nativi indiani, per la maggior parte, che per storia, genealogia e profezia sono le 12 tribù oggi disperse nel mondo. E a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e con diligenza, Shalom. Shalom. Il tema di questo video sarà il cane, diciamo, parleremo di informazioni varie riferendoci a quello che sta accadendo nel raduno dei diavoli di questa terra, l'autoproclamato uomo bianco razzista, l'autoproclamato uomo bianco Esau Edom, che oggi governa il mondo e che si sono radunati attraverso il loro G7 per cospirare per cospirare le loro macchinazioni, i loro sortilegi, i loro incantesimi, le loro stregonerie contro il mondo, contro l'umanità, contro la creazione. Questa razza malvagia, quella di Esau Edom, che è stata svelata in questi ultimi tempi. Tawada significa grazie allo Spirito Santo che il Signore ha mandato sui suoi profeti, che hanno iniziato a denunciare questa razza malvagia, e che il Signore Yahweh Hashem Yahushai ha benedetto, ci ha benedetto affinché potessimo aprire gli occhi e vedere chi sono i malvagi e chi sono i giusti in questi ultimi tempi. Discernere, ricevere praticamente attraverso lo Spirito Santo la vera scienza dell'Altissimo, che è il discernimento tra il bene e il male, tra cose giuste e cose sbagliate, quindi riconoscere chi sono i malvagi e, come dice in 2 Corinzi capitolo 2 versetto 11, affinché non ci lasciamo, affinché conosciamo Satana e non lasciamo ingannarci dalle sue macchinazioni. Primo precetto. Come dici, comunque, discernere in questi ultimi tempi è molto importante. Prendi piacere Malachia 3,18. Il fratello parla di discernere in questi ultimi tempi perché, anche perché il tempo non c'è più, ok? Perciò il padre sta facendo la sua propria selezione, sta chiamando a raduno i suoi uomini che non saranno ingannati attraverso i sottileggi e incantesimi che fanno questi uomini malvagi, come ha spiegato prima il fratello. Ci sta mostrando le corna di questi diavoli. Can, perché molti hanno gli occhi ma non vedono, hanno le orecchie ma non sentono, come dice il libro di Isaia 33. Ok? Quindi discernere in questi ultimi tempi è la cosa più importante che uno può pregare, ok? Sapere, per pregare per la sapienza e sapere come essere guidato dallo Spirito, venire fuori da tutte le macchinazioni di questi satanisti qui. Perché ora non è iniziato ancora niente, la gente soffre già, ma immaginate quando inizia tutto, quando scatta l'inferno. Quindi ora è il momento di pregare per lo spirito di discernimento. Questo è Malachia, capitolo 3, versetto 18, dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E questo fa l'importanza tra le vergini che hanno l'olio extra e i vergini senza olio, ok? Perché loro sanno discernere e quegli altri rimangono fuori olio perché non sanno discernere ancora, ok? Ne Come dice la profezia qui, che lo spirito ci sarà versato su di noi per discernere tra il giusto e il male. Come abbiamo fatto una lezione ancora tempo fa parlando di conoscere chi è tuo amico e chi è tuo nemico, perché la maggior parte del mondo corre dietro il proprio nemico che ha la spada pronto ad ucciderli, ok? Non sa discernere chi è suo amico e chi è suo nemico.
Scusami. No, come dice la profezia di Malachia, voi vedrete di nuovo. Significa che il Signore ci ha chiuso gli occhi per un tempo, e in questi ultimi tempi, Tawada, Yahweh Shmiroshai, che nel nome del Signore Yahweh Shai è per l'adempimento della promessa che il Signore ha mantenuto, ha fatta ai nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, ha dato dei pastori, come leggiamo in Geremia 3,15, ha dato dei pastori che ci pasceranno con sapienza ed intelligenza secondo il suo cuore. Hai detto qualcosa molto importante adesso riguardo vedere bene. Voi vedrete di nuovo, prendi dice Malachia. Apocalisse 3,18. 3,18? Sì, Apocalisse 3,18. Perché il fratello ha tirato fuori un punto parlando di vedere bene, che è molto importante vedere bene. Ok? E gli occhi vanno lavati con un agente che si chiama Lysalf, non so come si dice in italiano. Questo è Apocalisse 3,18, che dice: perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco. Qual è l'oro purificato dal fuoco? La nostra i nostri tesori, i nostri veri tesori, come uomini della Great Millstone, come uomini che camminano in questa verità, il primo tesoro nostro è questa verità qui, questo è oro. Ah, quello che dice il Signore Yahweh Shai, ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco, praticamente di seguire il suo esempio, di riconoscere che questo mondo è malvagio, nelle mani di Satana, e quindi non avere niente da spartere, niente da condividere con questo mondo, ma quindi da separarti. Che porta dopo al precetto che hai tirato fuori all'inizio, la Matteo 6. Cioè che il Signore, comunque, Yahweh Shai fa, ti consiglio di comprarti da me dell'oro purificato con il fuoco, perché qual è l'oro purificato con il fuoco? È il nostro sacrificio vivo, che noi attraverso l'osservare e l'esempio e il cammino che il Signore Yahweh Shai ci ha messo davanti attraverso i suoi servi, i profeti, e soprattutto suo figlio, il nostro re Yahweh Shai, ci ha mostrato come attraverso il separarci da questo mondo, naturalmente non siamo in una posizione comoda, non siamo in una posizione di serenità e di felicità carnalmente, ok? Spiritualmente sì, e Tawad Yahweh Shmiah Shah, abbiamo, come dice Yahweh Shai, io so della tua tribolazione e della tua povertà, ma tuttavia sei ricco, come dice in Apocalisse 2:9. E parlando da un altro punto di vista, questo oro purificato è questa verità, perché questa verità, per fare il cammino di questa verità, devi sacrificare te stesso, hai capito? Quindi per ricevere questa verità ha a che fare con tanti sacrifici, perché molti entrano in questa verità, come abbiamo notato ieri, insegnando fuori per le strade, parlavamo di alcune cose, qualcuno si è fermato, ma quando cominci a parlare del punto che li brucia, che vedono che questo sacrificio qui non riescono, arriva quando fuori. Cominci a buttare merda su questo mondo, praticamente, quando cominci a dirgli che questo mondo sta per finire, ok? Gli viene fuori i demoni che hanno dentro, perché non sono pronti a sacrificarsi, ok? Quando gli cominci a dire che questo mondo sta per finire, è quello che ci ha chiamato il Signore Yahweh Shai a separarci da questo mondo. Chi ama il mondo non ama il Padre, ok? Chi è amico del mondo non è amico del Padre. Quindi sta qua anche il sacrificio. E come ha detto Yahweh Shai, perciò ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco. Quindi proprio questa sofferenza che subiremo separandoci dal mondo, che poi non è nemmeno noi che ci separiamo dal mondo, ma è noi che iniziamo a camminare attraverso i comandamenti e nello spirito del Padre Yahweh Bash e Yahweh Shai, è del mondo che si separa da noi, praticamente è il mondo che ci vede come estranei, come extraterrestri, ok? E dice: perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Sono tante cose da comprare dal Padre Yahweh Shemiah Shai. E il denaro del Padre Yahweh Shemiah Shai è il sacrificio, ok? Tu, per comprare da Padre Yahweh Shemiah Shai,
hai bisogno di sacrificio, tanto sacrificio, ok? Rinunciare a tante cose di questo mondo qui, prima di tutto. Come hanno fatto tutti i fratelli per entrare in questa verità, iniziando dai nostri apostoli anziani. Uomini facevano diverse cose, andavano a letto con le mogli degli altri, fumavano, facevano delle cose cattivissime. La vita mondana. Okay? La vita mondana, spaccavamo proprio i comandamenti giornaliero. Ok, non è che ora non stiamo spaccando i comandamenti, ma quelli che stiamo spaccando sono comandamenti che non possiamo mettere al 100% essendo in schiavitù sotto i malvagi. Quindi il denaro del padre è il sacrificio, ok? Bisogna comprare del collirio, ok? Per avere gli occhi lavati era il punto che volevo tirare fuori, visto che stavi parlando di quello. Cioè, voi vedrete di nuovo. Bravo, voi vedrete di nuovo. Per vedere di nuovo hai bisogno di questo collirio spirituale, che si chiama la Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo. Senza questo collirio tu non riuscirai a vedere, a discernere chi è tuo amico, chi è tuo nemico. Non riuscirai nemmeno a vedere la malvagità dietro tutte queste raduni che fanno i potenti del mondo. Perché uno normale a del là di fuori, quando accende la TV e vede Draghi, vede Biden, vede tutta questa gente radunata insieme, il suo primo pensiero è che si stanno radunando per il nostro bene. Sto cavolo qui che si stanno radunando per non fare niente. Sì, infatti. Solo per fare scena, per fare scena. Non fanno niente. La gente non capisce. Hai bisogno proprio del collirio per vedere meglio. Infatti, come ho detto, voi vedrete di nuovo, perché, cioè come ha detto la profezia di Malachia, perché per un tempo il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha chiuso gli occhi praticamente a tutto Israele, ed è il periodo che va dalla schiavitù fino al 1970, quando con la reincarnazione di Elia, di Giovanni Battista, con Abba Vivens, per chi può riceverlo, il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha iniziato a spargere. Scusami, lo Spirito Santo. Diciamo che questa cosa è iniziata già dalla prima caduta, come dice il primo secondo Tessalonicesi 2, che è durante l'epoca della schiavitù, i 70 AD. Ok. È iniziato nel 70 AD, perché con quella dispersione là abbiamo perso tutto. Che il padre ha chiuso gli occhi, come da profezia di Malachia, di Isaia, capitolo 29, versetto 13, dice: il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Sallak, non era questo? Sì, comunque è anche spirituale che hai detto quello, perché adesso tutti, in qualche maniera o l'altro, hanno delle statuine a casa e credono di seguire Dio, credono di salvare Dio, ok? E fanno tutto questo nella loro ignoranza, perché il padre gli ha messo quel spirito per fare questo, ok? Cioè, se tu hai la foto dei tuoi santini a casa, non vuol dire che stai seguendo il padre, non vuol dire che sei salvato. Va oltre quello, è il sacrificio. Non è il servizio della labbra che conta il padre. Il padre non guarda il tuo uomo carnale, ok? Guarda il tuo cuore, guarda i tuoi sacrifici, guarda il tuo spirito. Ed è questo che gli uomini devono cominciare a lavorare sullo spirito e non sulla parte carnale. Che la carne perirà, ma quello che non perirà è lo spirito. Beh, come ha detto il Signore di Ahawashai, cioè è lo spirito che vivifica la carne di alcuna entità, come hai detto tu. Questo è Isaia capitolo 29 versetto 10, che dice: è il Signore che ha sparso su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, i profeti, ha velato i vostri capri, i veggenti. Cioè il padre ha chiuso gli occhi di Israele, non dando più profeti a Israele. Poi prendi, perché c'è Romani 11:7. Ok. Ha chiuso gli occhi affinché noi non potessimo più vedere, discernere, capire la differenza tra il giusto e l'empio, e quindi ci siamo dispersi fra le nazioni. Infatti per questo siamo nati in queste generazioni, in diverse nazioni straniere,
non sapendo e non ricordandoci della nostra identità, della nostra, e del nostro potere vivente, come in accordo con Geremia, capitolo 17, credo, versetto 4, dove dice il Signore, per colpa nostra abbiamo perso l'eredità che il Signore Yahawashi ci ha dato. Ebbene, questa eredità in questi ultimi tempi, il Signore ci ha cannerà, Geremia 17,4. Signore in questi ultimi tempi ci ha aperto di nuovo gli occhi attraverso lo Spirito Santo per vedere la differenza fra il giusto e l'empio e per discernere il bene dal male. E come ha letto il fratello, molti padri gli hanno messo questo cuore per rimanere addormentato affinché non possano ricevere la verità. Qual è il motivo? Perché saranno usati come combustione al fuoco nel giorno di giudizio, ok? Perché la terra diventerà un altare, ed è questo che stiamo pregando, affinché noi siamo come dice la parabola di Yahawashi, che le radici che non hanno uso, cosa sono buoni? Sono buoni da gettare nel fuoco per fare combustione. Quindi quelli che il padre ha messo questo spirito per non vedere sono stati, prendi per piacere Isaia 9:19, ok? Questa gente che il padre ha chiuso gli occhi, ha tabato le orecchie, sono per la combustione nel giorno dell'ira del padre Yahawashi Miloshai, nel giorno del nostro Signore. Questo è Isaia capitolo 9 versetto 19, dice: per l'ira del Signore Yahawashi Miloshai degli eserciti, il paese è in fiamme e il popolo è in preda al fuoco, nessuno risparmia il fratello. Comunque, leggendo da un'altra versione, dice che la gente sarà combustione per il fuoco, ok? È questo che si intende lì. Quindi uno può chiedere: ma perché il padre ha chiuso gli occhi a questo e ha lasciato gli occhi a questo? Il padre ha i suoi eletti, coloro che ha eletto per ricevere questa verità qui, coloro che hanno comprato il collirio per avere gli occhi lavati. Sì. E come dicevo prima, il denaro per comprare questo collirio è sacrificio, perché tu non ottieni niente senza sacrificio. Il fratello, per entrare nella verità, ha dovuto fare tutti i fratelli. Tutti quanti abbiamo dovuto soffrire per entrare in questa verità. Per rimanerci ogni giorno è una battaglia per rimanerci. Questo è Ebrei capitolo 10 versetto 32, che dice: ma ricordatevi di quei giorni, di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Questo è quello che tutti coloro che vengono chiamati dal Signore Yahawashi e Yahawashi devono passare, in accordo con Sirach capitolo 2 versetto 1: figlio, se vuoi servire il Signore, preparati alla prova. Cioè, senza sofferenza e dolore non si va da nessuna parte. Questo è un processo perché ti si aprano gli occhi, ok? Signore Yahawashi, per aprirti gli occhi completamente. Pensate, abbiamo avuto gli occhi così tanto tempo chiusi che per aprirli, cioè, fa male naturalmente, ok? Come se fossero incollati, sigillati. Quindi per aprirli, cioè, dobbiamo soffrire, dobbiamo sentire dolore. C'è un gran prezzo da pagare. Grande. Dunque, tornando al discorso iniziale, ok, abbiamo detto tutto questo perché ci vuole questo collirio per vedere tutto quello che sta succedendo, ok? Stiamo vedendo almeno coloro che il padre prendi per piacere Romani 11:7 là, perché c'è un numero di persone che il padre ha aperto gli occhi mentre ha tenuto chiuso gli occhi degli altri, ok? Questo è Romani capitolo 11 versetto 7, che dice: che dunque quello che Israele cerca non l'ho ottenuto, mentre vanno. E qual è la cosa che Israele cerca che non ha ottenuto? La verità. Ok, tutti adesso stanno andando su e giù, stanno studiando diverse cose in cerca della verità, ok? Anche coloro che spiritualmente sono morti stanno andando dietro alla ricerca di qualche verità in qualche maniera. Alcuni cercano dai scienziati, alcuni cercano dai sciamani, alcuni cercano dai politici, dai governi, i poteri che ci sono.
Tutti stanno cercando la verità, ma non lo hanno ottenuto, ma mentre lo hanno ottenuto gli eletti lo hanno ottenuto, ok? Perché c'è un numero di persone che otterrà questa verità, che capirà quello che sta succedendo, mentre gli altri sono ancora in un mondo là, ok? Nella terra delle favole. Sì, Alice nel paese, della meraviglia. Quindi, che poi Alice nel paese della meraviglia è un... parte è stato l'autore quando l'ha scritto, era, dicono che era drogato, aveva preso un funghetto allucinogeno. E ti fa proprio capire come a oggi siano tutti quanti drogati o sotto effetto di stupefacente illusione data dalla TV, dalla televisione. Infatti anche quando ci mostrano questi incontri che fanno il G7 per l'ambiente, per la guerra, per i costi, per la pace. Mentre invece è tutta un'illusione, praticamente quella è un'illusione nel quale stiamo vivendo, perché quella che vedono loro, per esempio, ci parlano, ma andiamo a toccarlo adesso. È forte questa cosa che dice, perché sono tutti drogati in qualche maniera o l'altra. Sì, la farmacia che prendete sono delle droghe che vi fottono. Sì, quelle pasticche, pastiglie, certo. L'acqua che vi danno, piena di calcare, è tutto che ti forte proprio, ok? Ma sappiamo che c'è un eletto a cui nessun incantesimo, nessun inganno, nessuna cosa che possono fare sarà sotto questo effetto qui. E quello è l'eletto del padre Yahweh Shemiyahushai. Coloro che hanno comprato il collirio per avere gli occhi aperti. Ok? Dunque, ce ne sono delle cose che stanno succedendo adesso, come abbiamo detto. Ma poi Salah, non è che hanno comprato il collirio, diciamo che se lo devono sudare il collirio. Che non è che lo acquistiamo, non è che quello Spirito Santo che ti apre gli occhi si può comprare. Denaro dello Spirito è sacrificio. Lo compri attraverso il sacrificio. Questo è denaro per avere questa cosa. Comprare qui. A prezzo della tua sofferenza, a prezzo della tua vita. Come il Signore Yahweh Shai ci ha mostrato. Il denaro dello Spirito è sacrificio. Sacrificio come il Signore Yahweh Shai ci ha dato l'esempio per acquistare, per sedersi alla destra del Padre, per acquistare la gloria che ha ricevuto. Ha dovuto soffrire come venendo in questo mondo, essendo d'esempio per noi, non peccando. Facendo il percorso che ha fatto, facendosi odiare praticamente da un mondo intero. Per chi? Per i suoi eletti. E noi allo stesso. Questo è infatti il nostro interesse, quello là sempre di dare da mangiare agli eletti. Siamo qua per gli eletti, non siamo qua per tutto il mondo. Sì, molti sono chiamati, pochi eletti. Quindi, dunque, ci sono cose che stanno succedendo adesso che molti non lo stanno capendo perché non hanno gli occhi aperti. E i profeti sono dappertutto il mondo profetizzando nei corridoi delle strade, nelle vie, ok? Spiegando queste cose qui, ma la gente ne prende beffa, la gente non ne frega niente, basta che abbia il suo reddito di cittadinanza, qualche soldi per comprare due o tre cose e sta bene, non gli ne frega niente. Ma ha a che fare anche con te, perché sta arrivando una brutta distruzione, perché gli incontri che fanno, che adesso fanno tutti questi incontri, io e fratello stavamo dicendo prima che sembra che lo stanno facendo ad una velocità sempre in più ultimamente. Cioè un numero più sì. Hanno aumentato questi incontri comunque, perché sanno che non hanno tempo, come dice Apocalisse 12:12, ok? Non c'è tempo. Loro avevano una visione, una visione per, mi sa, 2030 o chissà cosa, di essere già pienamente nel funzione del nuovo ordine mondiale, ok? Ora non c'è più tempo, ecco perché stanno spingendo queste leggi, questi decreti. Qualcuno penserà che adesso stiamo andando nell'energia sostenibile, questo oppure nella rivoluzione tecnologica e questo va sempre a toccare
mi sa, capitolo 13 di Apocalisse, faceva dei miracoli la bestia e tutti correvano dietro. Mi sa che è 13, se non sbaglio. Questo è Apocalisse capitolo 13, versetto 14, dice: seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Can, allora qui state attenti ad ascoltare. Dice che faceva dei seduceva con i prodigi. Con i prodigi, quali sono queste cose? Le sue invenzioni? Ah. Invenzioni, le sue tecnologie, tutte queste intelligenza cose artificiale, i loro satelliti nello spazio, la loro, possiamo dire anche la loro medicina, la loro medicina, la loro tutto. E che cosa dice poi? Dice: e le fu concesso di fare in presenza della bestia, che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia. Di erigere un'immagine della bestia, che è il nuovo ordine mondiale, ok? Ed è questo il Vangelo che stanno spingendo. Quando li vedete radunati insieme, il Vangelo che stanno spargendo è che dobbiamo andare verso un nuovo tipo di vivere, verso una nuova tipo. Dobbiamo mollare tutto questo vecchio modo di vivere, dobbiamo entrare in un nuovo ordine mondiale, ok? E per partecipare a questo nuovo ordine mondiale tu dovresti vendere la tua anima in realtà a Satana, ok? Sì, letteralmente. Sì, letteralmente, sì. Che devi, devi fare installare dentro di te quella cosa là. Un chip che loro prendono il controllo, che è il marchio della, che è il marchio della bestia, che praticamente prende il controllo di te. Se li sentite parlare in questi World Economic Forum, quando parlano di questa rivoluzione, quarta rivoluzione industriale, loro vogliono sapere proprio cosa accade dentro di te. Sì, okay? La quarta rivoluzione industriale fa parte di questa immagine che stanno cercando di ereggere. E poi quello che loro ti dicono che loro vogliono metterti questo chip sotto pelle per controllare i tuoi organi, come vanno, la tua circolazione, come vai, i tuoi battiti, la tua pressione, la glicemia. Scusami, e tutto questo che sta dicendo torna sempre nel libro di Corinzi, la prima Corinzi. Non siamo ignoranti delle macchinazioni di Satana, ok? Perché loro ce lo presenteranno in una maniera che suona favorevole a te, ok? Non è che uno che ti vuole ingannare viene e ti dice: oh, ti voglio ingannare. No, ti cura, ti parla, viene travestito come la pecora mentre è un lupo, hai capito? E questo è. Ma coloro che il Padre ha eletto hanno gli occhi per vedere queste cose qui. Perché queste cose che fanno, questi raduni, non è per il bene di nessuno di voi. Non è per il bene, ma gli eletti lo vedono. Mentre gli altri sono addormentati. Prendiamo per piacere, per riassumere quello che sei, i raduni che fanno, Salmi 83 per piacere. Mi sa versetto 3. Questo è Salmi capitolo 83 versetto 2, dice: poiché ecco i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa. Chi sono i nemici del Padre? Chi sono i nostri nemici? I nemici del Padre, sappiamo che il Padre, c'è un popolo a cui odia. Basta andare a leggere il libro di Malachia capitolo 1 il versetto 4. E questo popolo è Edom, ok? Questo è si chiamava nel greco Idumia, di cui ho fatto anche qualche lezione facendo vedere che se uno scriveva su Wikipedia, ok, e scrivevi Idumia, ti faceva vedere Italia, ok? Erano gli antichi romani. E questo popolo si è sparso adesso, è andato e si è fatto il capitale politica in America, il capitale finanziario in Inghilterra e il capitale spirituale qui in Italia, ok? Questi sono i così chiamati uomini bianchi che sono al potere di giorno oggi. Questi sono i nemici del Padre e sono i nostri nemici, ok? Dice: poiché ecco i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa, tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi.
cani. Questo è quello che fanno quando li senti fare tutti questi G7, G20, quello, l'altro, tutti questi raduni, è tutto per tagliare fuori il nome dell'Israele. Ok, è per tagliare fuori i figli di Israele, così chiamati negri, nativi americani e latini. E vedi che Israele è sparso in tutto il mondo, che siamo un numero incontabile, ok? Parlando dei napoletani, siciliani, spagnoli, tantissimi di loro sono figli di Israele. Adesso non hanno più controllo di niente, devono tagliare proprio tutto il numero di umanità a 500.000, ok? Così per ripristinare tutto. Questo è il piano che stanno facendo. Quando vi parlano di energia sostenibile, non c'è un cavolo sostenibile nell'energia nucleare che stanno parlando, perché l'energia nucleare lascia degli isotopi, come si dice, isotopi nocive, ancora molto più nocive di questa energia che stiamo usando a base di carbonio. E dicono questo perché vogliono controllare il carbone, e il carbone è quello che tu respiri fuori. Carbone è vita. CO2. Ecco perché stanno cercando di ammazzare tutte le mucche, tutte le galline, tutte queste cose qui. E stanno preparando un nuovo tipo di carne per voi da mangiare. Carne fatta in laboratorio a 3D. Scusami. Uomini vogliono creare uomini robot e dargli da mangiare carne fatta in laboratorio dalle macchine 3D. Questo è quello che stanno tramando. E se la gente non riesce a vedere tutte queste cose qui, perché che cazzo c'è con la carne che abbiamo? Che cosa c'è contro la carne che abbiamo? Perché devi stamparmi la carne in laboratorio? Ok? Perché devi dire che una donna non può più partorire, ora mette il grembo dentro la pancia di un uomo? Che cosa c'era con il grembo della donna? Se tu non riesci a vedere queste cose qui e sei ancora portato a destra, a sinistra con il vento di tutte queste magie, incantesimi, sappi che tu sei proprio un agente del fuoco al giorno dell'ira degli Aoshai. Sei combustibile. Combustibile. Come dice il libro di Isaia 9:19, se fate la traduzione, parla proprio della gente come combustibile del giorno dell'ira del padre Yahweh Aoshai. Questo è Salmi capitolo 64, versetto 1, dice: O Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, ascolta la voce del mio lamento, salva la mia vita dal terrore del nemico. Questa è la preghiera in cui ognuno deve fare in questo tempo qui, perché c'è una guerra contro di te. Prendi per piacere il libro di Efesini capitolo 6, sai cosa ho bisogno là. Questa è la preghiera che dobbiamo fare in questo tempo qui. Ognuno di voi deve fare questa preghiera in questo momento, perché c'è una guerra verso l'umanità, ok? Intera, ok? E parlando a coloro che possono pregare, coloro che possono pregare e la loro preghiera verrà esaudito, sono i così chiamati negri, latini, nativi americani, i figli di Israele che sono sparsi in tutte le parti del mondo, assomigliando le varie nazioni dove si trovano, ok? Perché la preghiera dei malvagi è un abominio per il padre Yahweh Shemeshai. Quindi se tuo spirito ti guida di pregare e chiamare questo nome Yahweh e Yahweh Shai, è già un buon segno, perché il nome del padre è un abominio per i malvagi, non riescono neanche a chiamare quel nome là. Quindi questo, in questo momento che siamo, c'è una guerra verso ognuno di noi, una guerra sia fisica sia spirituale, una guerra che non avete la minima idea, la più pallida idea da comprendere. Si comprende solamente attraverso lo spirito. Cos'è che volevi dire fuori? Che dice non avete a che fare con principati, okay, poteri. Efesini capitolo 6 versetto 11 dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Spiega. Questo è quello che è contro chi combattiamo oggi,
combattiamo contro spiriti, demoni che agiscono attraverso questi diavoli di Edomiti che oggi governano il mondo. E che noi preghiamo il Signore Yahavo Bashem, Yahavo Asha, affinché ci renda forte in spirito, affinché il nostro spirito possa combatterli e possa vincerli. Questa è l'armatura di cui si parla, ok? Poi se si continua a leggere, si parla dell'elmo, della salvezza, si parla della corazza di fede, sì. Ok? Hai bisogno di un'armatura, se no i tuoi organi sono esposti, ok? Sì. E non è un'armatura carnale, perché tu non stai lottando contro esseri fisici, possono sembrare fisici, ma le cose che fanno sono fuori dai tuoi pensieri, ok? Ma soprattutto hai bisogno di conoscerli per combatterli. Grazie. Come fai a combattere contro uno che non conosci? Ed è questo, è già complicato se sai con chi stai lottando e pensa che la gente che non lo sa neanche un cazzo. Cioè, in quel caso finisci per essere un cieco che cade in un fosso. Quindi, tornando a 64, no? La nostra preghiera adesso deve essere che il Padre ci protegga in questi giorni qui, ok? Perché è solo il Padre che ti può proteggere dalle mani di questi uomini qui. È solo il Padre che può proteggerti da questi giorni ad venire. Il libro di Geremia 37 parla del grande giorno, mm-hmm. Ok? È un giorno terribile, anche il libro di Daniele 12 ti parla. Non è un giorno, è un periodo. Si intende un tempo, un periodo di davvero distesa proprio. Libro di secondo Ezra, capitolo 15, capitolo 16, ne parlano di questo giorno qui. Sarai salvato solamente se il Padre dice che tu sarai salvato, ok? Non importa, puoi farti dei bunker finché vuoi, puoi metterti a parte i soldi, il cibo, quanto un capannone di un centro commerciale, se il Padre dice che tu non sopravvivrai quel giorno là, niente che puoi fare, ok? Salmi 64, o Yahavo Bashem Yahavo Shai, ascolta la voce del mio lamento, salva la mia vita dal terrore del nemico. Scusami, ascolta la voce del mio lamento. Questo era un punto che parlavamo anche nella lezione che abbiamo fatto fuori ieri, che molti, il fratello ha tirato fuori un punto molto forte. Dice che se tu non stai vedendo la malvagità che c'è qui, è come avesse, come l'hai spiegato, che è come avesse la merda addosso e non lo sente. Spiega. Sì, come se non vedi il male di questi giorni, se non vedi chi sono i malvagi, perché tu stesso sei un malvagio. Tu stesso ti sei lasciato corrompere dalla loro malvagità e quindi non riesci a vedere i malvagi, perché non riesci a vedere le tenebre, perché dentro di te ci sono tenebre, ok? Non riesci. Questo è, cane, il punto. Quindi i veri figli del Padre Yahavo Hashem Yahavo Shai, che hanno gli occhi aperti, lamenteranno, avranno un lamento, perché noi stiamo lamentando al Padre adesso, ok? Ci stiamo lamentando, Padre, fino a quando ci terrai in questa schiavitù? Fino a quando ci terrai sotto il dominio dei malvagi? Quando verrai a far finire tutto? Noi ci stiamo lamentando, ok? Non diciamo che mettiamo il nostro cuore sui soldi, su tutte queste cose qui. Sappiamo che non dureranno niente. Sono delle cose instabili, ok? Dice, salva la mia vita dal terrore del nemico, mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli intrighi dei malfattori. Hanno affilato la loro lingua come spada e hanno scagliato come frecce parole amare per colpire di nascosto l'uomo integro. Lo colpirono all'improvviso e non hanno paura. E tutte queste leggi, tutti questi decreti che fanno, tutti questi incontri, ok? E il classico stupido là fuori penserà che stanno parlando di soldi, gli interessa solo soldi. No, gli interessa la tua vita, cazzo. Pensa che di soldi già ne hanno abbastanza. Queste famiglie bancarie, i quali gestiscono questi burattini del G7, questi presidenti, le famiglie bancarie hanno più che il cuore può... Hanno 500 trilioni di dollari, hanno nel... Cioè, quindi a loro non interessano i soldi, a loro quello che interessa è il potere, è il controllo su di te. Questo è quello che interessa a questi diavoli. Come possono avere il controllo su di te? Controllando il cibo, controllando il denaro e mettendo un chip dentro di te. Precetto Salmi 73, 7.
di questa cosa che stai dicendo. Salmi capitolo 73 versetto 7. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuore loro traboccano i cattivi pensieri. No, vedi, nella traduzione giusta sarebbe dire che hanno più che il cuore può desiderare. Hanno più di quello che il cuore può desiderare. Cioè, sono i malvagi, quindi non è che hanno bisogno di soldi, perché intanto il controllo dei flussi dei soldi ce l'hanno loro, i veri soldi ce l'hanno loro, che da generazione. Da generazione in generazione. I soldi che tu stai usando sono del denaro fiat, che è carta, che non vale niente. L'hanno stampato, lo stampano come si stampa la carta, ok? I veri soldi ce l'hanno e non hanno più bisogno di quello là. Loro sono andati su un altro livello, adesso hanno bisogno proprio del controllo della tua anima, vogliono essere il tuo Dio, ok? Dice, si incoraggiano, versetto 5, Salmi 64:5, si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia, si accordano per camuffare tranelli e dicono, chi se ne accorgerà? Quali sono, scusami, leggilo di nuovo. Salmi 64:5. Dice, si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia. Qual è questa impresa malvagia? Il nuovo ordine mondiale. La loro agenda. La loro agenda, ok? Si incoraggiano. E vedi che si uniscono dei presidenti d'Italia, presidenti di Giappone, di Canada, dei pupazzo che hanno appena messo in Germania, un Van der Leyen, tutta questa gente qui. Si incoraggiano perché sono dei pezzi per le famiglie bancarie che governano il mondo, ok? Perché loro nel loro cuore credono di riuscire con questo nuovo ordine mondiale, ma non riusciranno, ok? Ti do un precetto, un libro di Giobbe, libro di Giobbe 20 e 23. Giobbe capitolo 20 versetto 23 dice, quando starà per riempirsi il ventre, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai manderà contro di lui la sua ira ardente, ok, gliela farà piovere addosso per servirgli da cibo, okay. Se scampa alle armi di ferro lo trafigge con l'arco di bronzo, si strappa la freccia, essa gli esce dal corpo, la punta sfolgorante gli viene fuori dal fiele, lo assalgono i terrori della morte. Quando starà per riempirsi il ventre tutto questo, quando crederanno che sono arrivati al compimento del loro piano, della loro agenda, del loro nuovo ordine mondiale, il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, la freccia di bronzo, sì, qual è? Qual è? Il missile. Cioè, la Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, perché la Bibbia ti dice tutto, è tutto lì, questo libro è vita. Ok, questa è la nostra mappa, come dice il fratello spesso, ok? Questi malvagi, mentre stanno, ok, per arrivare proprio al successo di questo, perché loro arriveranno vicino al successo. Le scritture ti fanno capire nel libro di Apocalisse 13 e 16 che fa sì che i grandi, i poveri, tutte queste cose qui, ok, prendono questo marchio qui che è il coso, il microchip che ha detto il fratello, sarà inserito sotto la pelle, che lo stanno già usando in Svezia. Quando arrivano a questo punto, diciamo che sono arrivati proprio al massimo dei loro compimenti, a quello che vogliono adempiere. Inizierà il giorno del giudizio con la distruzione nucleare. E appena arrivano a questo punto, li correrà dietro delle frecce di bronzo, che sono i missili. Non ci sarà dove possono nascondersi. E sappiamo che tanti saranno salvati, perché avranno questi bunker che hanno fatto. Ma Kalalai Abashem Yahoshai, quelli saranno i primi prigionieri. Sono i primi schiavi. I primi schiavi nel regno, come dice il libro di Ezechiele 37, versetto 14. Okay. I fratelli, gli eletti faranno a gara per averli come schiavi. Sì, faremo gare, sì. Tutti ci lotteremo, no, io voglio quello, io voglio Shoab, no, dai, ti do 200.000 vergine. Vedi, il padre ha un bilancio perfetto, ok? Ecco perché il libro di Apocalisse dice, chi porta in schiavitù andrà in schiavitù. Chi uccide con la spada verrà ucciso
lui stesso con la spada. Questo è giustizia. Tu non puoi venire in casa mia a uccidere la mia madre, uccidere le mie sorelle, i miei fratelli, e dopo mi dice: oh, mi dispiace, sono cambiato, adesso non lo farò più. Perché non possono cambiare. Perché loro sono malvagi fin dal seno materno. Cioè, questo non è giustizia. Malvagia. La giustizia è che anch'io ti faccio la stessa cosa. Questo è un bilancio perfetto, un occhio per un occhio. Ah. Hai capito? Quindi l'uomo bianco è un ipocrita, perché ha fatto, è così chiamato l'uomo bianco che governa il mondo oggi, è un ipocrita perché è stato l'uomo più selvaggio sulla storia dell'umanità, ok? Comunque vuole dare questo selvaggio ad altri tanti che erano come, proprio come delle pecore, chiama i così chiamati negri, chiama così chiamati i nostri fratelli, i gaditi, perché li chiama uomini selvaggi. Quando erano tranquilli a casa loro, ti hanno fatto il benvenuto. Tu sei entrato, gli hai messo il virus dappertutto, li hai ucciso. Chi è il selvaggio? Sì. E la gente non capisce niente, perché la gente è tutto questo incantesimi gli ha coperto gli occhi, non riescono nemmeno più a pensare. Sì, parli di uomini selvaggi, quando l'uomo che ti parla dell'uomo selvaggio è proprio lui il selvaggio. È proprio lui, cane, il selvaggio. Volevano portare la civilizzazione, invece sono stati loro gli incivili. Gli incivili? Sì. Sono andati a prendere e a violentare le donne davanti ai loro mariti, davanti ai loro figli, con i così chiamati latini, i così chiamati nativi indiani. Anche i negri. Con i così chiamati negri. Con Israele. E questa è la civiltà che così questa chiamato l'uomo bianco è andato a fare. Che portava l'uomo bianco. Questo è un mondo ipocrita che crede alle menzogne. No, è che la gente con la moltitudine di incantesimi, perché il primo incantesimo che fanno è sto cazzo di scuola che mandano la gente. Vai a scuola e esci più scemo che mai, ok? Esci più scemo che mai dalla scuola, più confuso. Se ci pensi, è proprio anche un'illusione su come ti insegnano a vedere l'uomo bianco come un uomo intelligente. Eh sì. Cioè proprio ti... È un uomo intelligente... a vedere... Ma tutte le invenzioni più grosse lo hanno fatto i schiavi. Cioè fin dalla scuola ti indottrinano a vedere come... Non ti parlano mai di un uomo nero di colore o latino, nativo indiano che è stato importante, di fama. Ti parlano solo di loro, di Alessandro Magno, di Napoleone, di Giulio Cesare. Ti parlano solo di loro, che sono semplicemente stati solo... dei grandi bastardi, grandi carnefici. Questi sono stati questa gente, ok? Cioè non hanno sapienza, intelligenza, conoscenza, sì. E civiltà. Sono solo gente delle bestie, ok? Delle bestie selvagge sono queste gente qua, quelle che vi insegnano a scuola. Cristoforo Colombo disse che non poteva stare più di un'ora senza la sua spada. Cosa vuol dire? Quello la massacrava dalla mattina fino alla sera. E al giorno d'oggi abbiamo dedicato un giorno a lui per ringraziarlo per tutti i carnefici che ha fatto sulla terra. Questo è. Sì. Questo è questo mondo qui. Tu, se tu fai carnefice o il pontefice ti chiama un santo o dedicano un giorno proprio alla tua venerazione, questo è questo mondo qui. E coloro che vanno dietro a questi santi, Papa Francesco, tutti i santi là, sono tutti dei bastardi malvagi di merda. Non intendo usare queste parole qui, ma sono parole dure, ok? Per chi riesce a comprendere, comprende, ok? Queste non sono parole corrotte, sono parole dure, ok? Ah, il Signore... In altri tempi, in altri termini, ma anche il Signore, pensate quando entrava quando è entrato nel Tempio e ha visto tutta quella gente che faceva i loro sporchi affari, il Signore è andato con gentilezza. Giovanni il Battista li chiamava razza di vipere, il Signore gli ha fatto pure li insultò. Ok? Non è che era andato lì con modi gentili, era andato con modi a dire razza di fannulloni, razza di coglione, di razza di coglione proprio. Ok, che cosa cazzo state facendo qua nel tempio del Padre mio? Non è che andate lì con l'effeminato Cesare Borgia
Gesù Cristo falso che vi hanno dato le religioni. E questo, okay, questo è proprio la prima fase del sonno da cui svegliarsi. Tipo anche come Giovanni il Battista diceva vicino ai farisei, a quelli là che venivano là, razza di vipere, era come dei figli di puttana. Eh sì, bravo. Cosa volete, cosa credete voi? Di essere figli di Abramo? Siete figli del diavolo, siete. A quei tempi dicevano razza di vipere, oggi diciamo figli di puttana. Ok? Non pensate che il Signore stesso, Yahweh Shai, e i suoi apostoli siano stati ammazzati, crocifissi, decapitati, pugnalati, arrestati perché parlavano in modi gentili. Stefano, che pensate che parlava in modo gentile? Anche Stefano ha offeso quei quattro diavoli, quei quattro figli di Esaù, figli di Cesare, che erano lì, che dicevano che andavano contro Stefano, quando Stefano diceva che l'Altissimo non abita in edifici fatti da mano d'uomo, perché l'Altissimo mette un piede destro nell'emisfero nord del pianeta e il piede sinistro sull'emisfero sud. Ok? Cioè, la gente si deve svegliare e capire che una volta c'erano ancora uomini veri. Ora hanno inacquato tutto. Ok, come le ho detto ieri, ma sotto una falsa ipocrisia, sotto un finto perbenismo hanno fatto questo. Tutto un finto perbenismo, ok? Hanno inacquato tutto, ok? Hanno inacquato tutto, adesso vogliono che tu... Infatti la scrittura dice che la sua voce era come burro, mm-hmm. Ok? Se lo puoi prendere quel... Salmi capitolo 55 versetto 21. Dice la sua bocca è più untuosa del burro. E la sua bocca è più untuosa del burro quando parla, oh, ti fa sciogliere, ha questa gentilezza, tutto soffice. Quando parla ti incanta, ok? Ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Questo è il così chiamato l'uomo bianco che governa oggi. E questo è la comunità in cui viviamo al giorno d'oggi, di cui tutti sono falsi e finti. Oh, ti voglio bene, ti vogliono bene, ma tutto intento è tutto per incularti, ok? Non c'è più un vero amore, giusto come è tutto basato sulla finzione, ok? Quando vieni fuori con la cravatta e ti presenti e butti due, tre grammatiche, oh, bla bla bla, hai questo carisma di parlare e sì, la gente si inchina davanti a te, ok? E questo è quello che vive questo mondo, perché questo mondo non hanno ancora il collirio per vedere lo spirito, vedono solamente la carne, ok? Vedono solamente la carne, vedono solamente quello che riescono a vedere, non hanno lo spirito per vedere oltre all'uomo naturale, ok? Ora uno potrebbe chiedere cosa dobbiamo fare in questi tempi qui. Il fratello aveva un precetto in Matteo 6 là, che avevi, ok? Uno potrebbe chiedere cosa possiamo fare in questi tempi qui. È semplice. Il tuo occhio deve essere singolo verso il regno ad avvenire. Deve essere pulito, ok? Se Matteo capitolo 6 versetto 22 dice: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Scusami, a che cosa serve l'occhio? L'occhio serve per vedere te, per portare dentro delle informazioni, perché tutte le maggior parte, tu hai cinque sensi per introdurre informazioni nel corpo. Hai senso della vista, senso dell'udito, senso del tocco e senso dell'assaggio, ok? Attraverso queste cose qui, il senso dell'odore, sì, del naso, mm-hmm. Sì, beh, va assieme con, sì, con il palato. Con questi sensi, quando tu tocchi, riesci a capire, ti passa informazioni se è morbido, se è duro. Se tu vedi, passa le informazioni al cervello che guarda, quello è blu e rosso, l'altro. Quando tu senti, passa informazioni al cervello, ok? Ma quella cosa è il lavoro dell'occhio, ok? Tuo occhio, se il tuo occhio è sporco, non vedi bene, se tu non vedi bene, non entra l'informazione giusto. Tuo occhio deve vedere bene. Come vedete con gli occhiali, io sono un po' miope e astigmato. La sera vedo le macchine, tutto così, la luce mi fa rincoglionire così.
Ok? Così non si può andare. Avete bisogno degli occhiali spirituali, ok? Avete bisogno degli occhi puliti, lavati, ok? Con il collirio spirituale. Che questo collirio lo puoi acquistare solamente con sacrificio e umiltà, ok? Dice, prima voglio prendere un precetto, vai, vai. In Salmi capitolo 119 versetto 9 dice: come potrà il giovane rendere pura la sua via? Come potrai rendere limpido il tuo occhio? Badando a essa mediante la tua parola, attraverso la parola, le scritture che il Signore Yahweh ci ha lasciato, il Consolatore, è lo Spirito Santo che ce le lascia intendere in noi, che ci permette di intenderle in noi, possiamo pulire, ci vengono puliti i nostri occhi, il nostro occhio diventa limpido, perché riconosciamo di nuovo la differenza tra il giusto e l'empio. Si appoggio a Efesini 5:26. Riconosciamo la differenza tra il giusto e l'empio, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, quindi abbiamo un occhio limpido e sappiamo muovere. Quindi, come dice, la lampada del corpo è l'occhio, la lampada serve per illuminare nel buio, in questo mondo di tenebre. Tu stavi dicendo che la parola è la lampada, è l'agente purificante, vero? Questo è Efesini capitolo 5 versetto 26: per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Ok? Tawada. Questo è ciò che ci purifica, ciò che ci pulisce l'occhio è la parola del Signore. Ok? Ma è che fatalità, il mondo che viviamo oggi, tutti hanno abbandonato queste parole qui, perché queste parole sono state lasciate per molti anni nelle mani del malvagio, e l'ha corrotto, lo ha presentato in una maniera che ha alienato la gente, ha fatto allontanare la gente più che avvicinare, ok? Sappiamo questo fatto qui, ecco perché dovete pregare al Padre sinceramente.